No, grazie mille Gianmario. Innanzitutto volevo ringraziare per l'ennesima volta l'Osservatorio per averci invitato. Come tu ben sai, noi abbiamo sposato le tesi dell'Osservatorio, nonostante la nostra struttura in teoria dovrebbe porci quasi in un'ottica di non proprio di agevolazioni nei confronti di un osservatorio di ADR, però abbiamo sempre sposato sin dal primo giorno il lavoro che l'osservatorio ha svolto, perché riteniamo, contrariamente ad alcuni nostri colleghi, che invece le ADR siano effettivamente uno degli strumenti migliori che possano consentire di liberare e deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, delle corti d'appello, e al contempo consentire poi ai magistrati anche di svolgere nel migliore dei modi la propria attività. Antonio purtroppo è mortificato, ma non è riuscito a partecipare alla riunione di stamattina. E di oggi pomeriggio è stato costretto a restare a Roma per questioni lavoristiche, ma è assolutamente onorato di presiedere il tavolo e sarà felicissimo di iniziare a lavorare il prima possibile su questo tavolo, che riteniamo assolutamente importante e fondamentale per lo sviluppo della mediazione. Come ricordava l'onorevole Migliore prima, la mediazione ha fatto dei passi da gigante, è inutile che ci nascondiamo, cioè è passata praticamente, ha quadruplicato il numero delle mediazioni in 4 anni. Passare da 40.000 a 167.000 mediazioni non sono assolutamente numeri irrilevanti, è qualcosa di veramente importante, ma soprattutto se si tiene conto di tutti gli ostacoli che sono stati posti alla mediazione, perché poi è inutile nasconderci, sono lobby di tutti i tipi che cercano di ritardarla e di ostacolarla il più possibile. La mediazione, per quanto ci riguarda, invece è uno strumento importante che va proseguito. Il tavolo UNI per la realizzazione di una prassi UNI è un tavolo assolutamente importante, e soprattutto perché per chi si trova a girare l'Italia, come facciamo noi, e quindi a confrontarci con diversi organismi di mediazione, ci rendiamo conto che ognuno ha un modo di approcciare il problema. La mediazione è totalmente diversa. Io mi trovo dal mediatore che, come giustamente ricordava Ivan prima, ci invita alle sessioni separate sin dalla prima riunione, al mediatore che invece ci fa sedere, ci guarda e ci dice: c'è la possibilità di mediare? No, va bene, grazie, arrivederci, abbiamo finito qua. Io sinceramente, di fronte a un mediatore del genere, io sono sempre più tentato da scrivere al Ministero di Grazia e Giustizia e dire: ecco, questi sono gli organismi di mediazione sui quali bisognerebbe focalizzare l'attenzione per cercare di espungerli da un sistema, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Devo dire che tra l'altro la mediazione viene sempre più anche incentivata dai magistrati. Io ricordo che l'altro giorno in Corte d'Appello a Napoli c'erano complessivamente 83 cause sul ruolo, il che vuol dire che all'interno di un'aula, oltre ovviamente al collegio della Corte d'Appello, c'erano almeno 160 avvocati. Mi lascio immaginare la confusione che regnava sovrana. Di queste 80 cause, la Corte d'Appello, la prima sezione, ha avuto il coraggio di mandarne 40 in mediazione obbligatoria. Obbligatoria non perché rientrasse negli strumenti di mediazione obbligata, ma perché il magistrato riteneva che quelle particolari vicende potessero facilmente essere risolte mediante un minimo di buonsenso tra le parti che stavano discutendo e litigando. E badate bene che non erano solo controversie da 10.000 euro, da 15.000 euro, c'era anche qualche controversia ben più importante, da qualche centinaio di migliaia di euro. Ma il magistrato relatore, o meglio i magistrati relatori, perché poi erano diversi, avevano evidentemente già studiato il caso, sapevano perfettamente che quella vicenda poteva essere risolta con un minimo di buonsenso e che le questioni giuridiche da affrontare poi non erano particolarmente complicate da creare un precedente importante. E quindi sostanzialmente aveva due possibilità, o come giustamente il Presidente Malvasi diceva prima, vi invito a valutare di accettare questa proposta conciliativa, oppure al contrario c'era quella di rinviare un organismo di mediazione e dire: parlatene col mediatore, e soprattutto dopo che ne avete parlato col mediatore, voi mi dovete depositare una copia del verbale di mediazione, se negativo. Perché io, magistrato relatore, devo cercare di capire chi di voi due sta cercando di ingolfare la giustizia, chi di voi due vuole a tutti i costi continuare a litigare, e poi ovviamente mi regolerò di competenza, non perché possa violare una norma di legge o una norma del codice e quindi automaticamente condannare chi invece ha ragione, però magari in termini di spese, in termini di valutazione equitativa di un danno, non potrò non tenerne conto. Ecco, mentre altri organismi, ecco, questo ad esempio nell'ambito della prassi potrebbe essere un elemento da introdurre, ossia quello, eliminare quel vincolo di riservatezza sulle mediazioni che si concludono con un verbale negativo ed in cui non si riesce mai a capire per quale ragione c'è stato il verbale negativo.
Un'altra cosa che si potrebbe provare ad introdurre invece, sempre sulla base della mia esperienza, è che spesso mi trovo con mediatori che non conoscono la vicenda. Sarebbe invece perfetto se il mediatore esordisse aprendo la mediazione rappresentando tutte le circostanze fattuali della mediazione. Non voglio che il mediatore parta direttamente dicendo Ivan ha ragione, Gianmaria è torto. No, al contrario però, se lui mi racconta un po' meglio la vicenda, innanzitutto mi consente di capire se ha capito la mediazione, quindi di che cosa stiamo discutendo. Se poi io la parte anche che mi accompagna, la parte riesce anch'essa a capire un po' meglio di che cosa si discute. Perché poi è vero che la maggior parte delle colpe su quando le mediazioni si chiudono negativamente ce le hanno gli avvocati, ma vi posso garantire che anche molte parti sono piuttosto restie ad accettare i consigli degli avvocati. Quindi che un terzo poi cerchi di ricostruire un po' lo sviluppo fattuale della vicenda potrebbe consentire anche alle parti di capire un po' meglio che forse le ragioni non ce le hanno pienamente. Un'altra prassi che potrebbe essere esaminata è quella, ad esempio, di robustire le difese, gli atti iniziali delle parti, no? Ci sono alcuni organismi di mediazione che ti consentono, su un modello prestampato, di scrivere giusto due righe. Mediazione in materia di condominio, non voglio pagare gli oneri condominiali, punto, finito, senza produrre alcun tipo di documento. Altri organismi di mediazione che invece pretendono che gli mandi una paginetta, due paginette, una memoria di 5 pagine con quanti più documenti possibili, in modo tale da consentire al mediatore di arrivare informato e preparato in sede di mediazione. Tutto questo, ma veramente non voglio più annoiarvi ulteriormente, visto che la mia presenza era più che altro istituzionale, per ringraziare l'Osservatorio, il Ministero, per tutti gli sforzi che stanno facendo. Tutto questo per dire che, per quanto la mediazione abbia fatto dei passi da gigante negli ultimi 4 anni, è anche giusto che si lavori in maniera ancora più forte, ancora più stringente, per evitare che poi questi passi da gigante di questi ultimi 4 anni non finiscano per fare dei passi all'indietro. Diceva giustamente l'onorevole Migliore che adesso vogliono riaprire le sezioni distaccate. Beh, per chi ha iniziato a fare l'attività professionale in provincia di Benevento sa benissimo il terrore di incontrare la sezione distaccata, per carità, ma non per il magistrato togato, perché spesso, anche se spesso una lezione distaccata arriva il magistrato togato alla prima esperienza che viene mandato lì per fare esperienza, ma perché poi ci arriva anche il GOT, e il GOT della sezione distaccata è inevitabilmente l'amico dell'avvocato di quella sezione distaccata. Questo crea tutta una serie, un cortocircuito che non può essere più accettato. Abbiamo fatto degli enormi sacrifici anche in termini economici per abolire le sezioni distaccate, perché la lezione distaccata non è quella di Desio o quella di Monza o quella di Busto Arsizio, è quella appunto del comune in provincia di Canicattì o del comune in provincia di Benevento, quella famosa variabile costante che ho citato all'inizio. Assolutamente.